Ciao, io sono Maria e questa è la Cucina in 4K con Maria. Ciao a tutti! Nella video ricetta di oggi voglio mostrarvi come preparo l'insalata di pomodori. Si tratta di un contorno estremamente semplice, che bene o male prepariamo tutti, ma che ognuno realizza alla sua maniera. Per cui oggi, se vorrete, voglio mostrarvi la mia ricetta. Iniziamo tagliando i pomodori. Io generalmente, anziché tagliarli a fette, li taglio a quadratini. Quest'anno, tra l'altro, è stato un anno particolarmente buono, perché complice il tanto sole e il clima favorevole, abbiamo ottenuto un raccolto abbondante, con dei frutti dolci e succosi. Io di solito per due persone utilizzo 4 pomodori di media grandezza. Ovviamente più persone ci sono e più pomodori ci vorranno. Quando abbiamo finito di tagliarli, li trasferiamo in una ciotola e passiamo al secondo componente che utilizzo, e cioè la cipolla. Io adopero quella rossa di Tropea perché per via del suo sapore molto delicato si sposa alla perfezione con i pomodori, per cui elimino le due estremità e poi la taglio a fette, non troppo grosse, non troppo sottili, devono essere della consistenza giusta. Per 4 pomodori utilizzo una cipolla di questa grandezza. Quando abbiamo finito di affettarla, mettiamo anche la cipolla nella ciotola con i pomodori e continuiamo con il prossimo ingrediente di questa insalata, che è il basilico. Purtroppo, a differenza dei pomodori, per il basilico invece non è stato per niente un anno buono. Infatti le foglie erano davvero brutte e con un colore giallastro, particolarmente brutto a vedere. Ad ogni modo, tagliamola a striscioline, eliminiamo dapprima i gambi e poi mettiamola anch'esso nella ciotola con gli altri ingredienti. Siccome a me il basilico nei pomodori piace particolarmente, ne utilizzo circa una ventina di foglioline. Adesso è arrivato il momento di condire l'insalata, per cui aggiungiamo dapprima il sale. Così. E poi una dose generosa di origano. Mescoliamo per bene in modo che sia il sale che l'origano si mischino insieme ai pomodori. E poi concludiamo il piatto con una girata di olio extravergine di oliva. Ovviamente questa è la mia ricetta, se qualcuno di voi la prepara in modo differente può farmelo sapere nei commenti, è sempre un piacere imparare cose nuove. Come al solito, se la ricetta ti è piaciuta, un bel like è modo giusto per farmelo sapere assieme ad un commento. Per altre ricette iscriviti al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao da Maria!